E adesso lo spazio fa la cosa giusta, le buone pratiche di Giovanna Rossiello, questa volta di mercoledì e non di martedì come sempre, in via del tutto eccezionale. Di cosa ci parli oggi? Come dice il nostro titolo, buone pratiche per il disagio mentale. Per esempio il calcio nei campetti semplici è una partecipazione, è un modo per superare l'isolamento. Allora andiamo subito a Montalto di Castro con Antonio Morgillo che ha seguito Matti per il calcio. La partita di oggi è andata, oggi pomeriggio per favore date il massimo, un po' più disciplinato, a tutti i costi ce la dobbiamo fare. Da oggi pomeriggio. Non ci sono grandi campioni, ma non è un esordio. Le squadre che scendono in campo si allenano per battere sul terreno del gioco un temibile avversario, il pregiudizio contro il disagio mentale. I risultati sono molto positivi perché tutti gli anni aumentano le squadre e partecipano alla nostra attività. Poi il calcio va visto oltre una semplice attività sportiva, ma anche come un'attività, una lezione di vita, perché c'è anche il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario. Questo consente anche a molti ragazzi di spostarsi per la prima volta dalla propria città, dal proprio borgo e confrontarsi con altri ragazzi. Lo scopo di fondo è abbattere queste barriere e non vedere la malattia mentale come una barriera. La voglia di fare, la voglia di mettersi in gioco anziché stare da parte, isolato, e questa è una cosa apprezzabile. Una passione, qualcosa che ti prende dentro e la senti vibrare forte nel corpo e sai che devi impegnarti per vincere. Ad esempio ieri ho fatto 2 gol. I risultati sul campo, come nella vita, sono ancora più determinanti per molti di loro. È successo fino ad adesso come esperienza il fatto di fare gol, perché ti senti vincente, importante, forte. Viva il calcio!